Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria all'Università di Teramo ha inaugurato il corso di insegnamento di diritto degli appalti pubblici organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza in convenzione con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, un'importante iniziativa volta anche a tranquillizzare chi nei giorni scorsi aveva paventato preoccupazione sul destino della Facoltà di Giurisprudenza. Oggi è una giornata importante sia per la presenza del Ministro ma anche perché parte questo corso di diritto degli appalti rivolto fondamentalmente all'ordine degli ingegneri di Teramo come inizio di rapporto, però è un corso universitario, quindi è un corso del professor Zito, quindi ci sono anche i nostri studenti. È un esperimento di come dire, contaminazione tra il mondo produttivo e i nostri studenti, e penso che sia un'esperienza positiva sia per la formazione ma anche e soprattutto per il mondo produttivo. Partiamo così, quindi con un'esperienza formativa sul diritto degli appalti, già dall'anno prossimo probabilmente il singolo corso evolverà con una attività formativa tipo master. Il ministro Tria, prima del suo intervento, ha voluto ricordare gli anni di insegnamento fatti a Teramo come professore universitario. I miei primi passi della mia carriera accademica furono svolti qui a Teramo, quando vinsi un contratto di ricerca. Sono un po' vecchio, nel 77, e venni qui per tre anni. Certamente non c'era questa veramente splendida sede, con questo panorama, e complimenti veramente, sono rimasto a bocca aperta. Questa iniziativa di questo corso sul diritto degli appalti, con questo accordo con l'Ordine degli Ingegneri, da quello che so forse si estenderà anche all'Ordine degli Architetti, è un esperimento veramente molto importante anche dal punto di vista accademico, cioè la possibilità di mettere insieme professionisti insieme a studenti. È una cosa su cui si era molto discusso anche a livello di Scuola Nazionale di Amministrazione, quando si cercava di avere rapporti con le università, e voi l'avete realizzato nel modo migliore.